Più di un mese i mondiali di volley maschili, poi toccherà alle ragazze, mondiali che potrete seguire anche qui interamente su Rai Sport, in esclusiva squadra intanto in partenza per il ritiro di preparazione. Oggi c'è stata la presentazione delle nazionali a Milano. Edi Dembischi. Vedere assieme due nazionali top, come lo sono quella maschile e femminile di pallavolo, è cosa assai rara. Se poi la cornice è quella di un aeroporto, beh, forse ancora di più. Ragioni di sponsor, ma ben venga, per vedere unite due grandi squadre pronte a partire per i rispettivi mondiali. Addirittura in casa quello per i maschi di coach Blengini, dal 9 al 30 settembre. In terra nipponica, alla fine dello stesso mese, invece, quello che attende le ragazze di Davide Mazzanti. Lavoriamo per competere, lavoriamo per essere ambiziosi, sappiamo che come noi ci saranno altri, ma abbiamo voglia di misurarci e di prepararci per misurarci al nostro massimo livello. Credo che questa nazionale sia una nazionale molto giovane di prospettiva, abbia bisogno di fare esperienza, ma sia anche in grado di stupire, perché sto vedendo cose interessanti dai ragazzi, anche dalle quelle che sono entrate per ultime. Cicli rinnovati, ma trattandosi di volley e di Italia, sempre con grandi aspettative e ambizioni da parte dei tifosi. Per i ragazzi tanto passerà dal talento di Ivan Zaitsev. Archiviate le polemiche degli ultimi anni, il 29enne campione d'Italia con Perugia si sente pronto per il successo da festeggiare eventualmente a Torino. Siamo a 2 anni dalle Olimpiadi di Tokyo, con un'opportunità di giocarci il mondiale in casa, dove dobbiamo ritrovare quel bel gioco che abbiamo espresso negli ultimi anni, e c'è tutta la voglia di farlo. Ed è tempo di vigilia anche per gli europei di nuoto, al via l'8.